L'estate non è ancora finita, il coronavirus ha messo i bastoni tra le ruote a mezzo mondo, ma nonostante questo, sugli eventi di Chiasso si potrebbe tracciare un bilancio più che positivo. Lo chiediamo a Davide Rurati, capo di Castero Sport e Tempo Libero del Comune di Chiasso. Buongiorno Davide. Buongiorno Giacomo, sì, quest'anno è decisamente un anno particolare. Non è stato evidente, non era evidente cercare di allestire comunque un programma per far vivere Chiasso. Bene, noi ci abbiamo provato e diciamo a metà del percorso estivo possiamo già ritenerci soddisfatti, perché comunque in qualche modo siamo riusciti a portare degli appuntamenti che devo dire hanno attirato comunque l'attenzione del nostro pubblico. Stiamo parlando allora in primis di questa grande manifestazione con il nome di Cinestate Chiasso, che sotto il suo cappello ha raggruppato 6 proiezioni organizzate dall'Associazione Culturale Grande Velocità, quindi Spazio Lampo, in collaborazione naturalmente col Dicastero Cultura di Chiasso del collega Davide Dosi, 6 proiezioni presso il posteggio esterno del Palapensa, 2 delle quali, le prime 2, in forma di drive-in, che hanno ottenuto un ottimo successo di pubblico. A seguire, ormai diciamo ha giunto la seconda edizione Cinequartiere, quindi proiezioni di film veramente belli nei differenti quartieri di Chiasso. Siamo arrivati stasera, proprio c'è il terzo film nel quartiere Bofalora e continuerà ancora per 3 settimane. Anche qui le prime 2 edizioni hanno riscontrato un notevole successo di pubblico. Poi possiamo anche citare le 6 spettacoli organizzati dal Dicastero Cultura presso il Cinema Teatro, con questo grande palco, con gruppi musicali di diverso livello. E da ultimo, ecco, anche magari tengo un pochettino l'iniziativa, la mostra del Max Museo con Giacometti, che insomma qualcosa che è veramente interessante. Quindi possiamo dire che ad oggi siamo contenti, la popolazione sta rispondendo e quindi un appello è naturalmente per far vivere Chiasso anche in tempi di Covid. Abbiamo comunque tutto sotto una certa sicurezza e venite pure ad animare il centro di Chiasso. Soprattutto c'è da sottolineare una cosa, per esempio Cinestate addirittura è stato previsto, in caso di maltempo non c'è problema, andiamo tutti sulla pista del ghiaccio, quindi anche a livello organizzativo si dà l'alternativa, no? Quindi non è che se piove non facciamo la serata, assolutamente, semplicemente la spostiamo da un'altra parte. Per fare un esempio. Certo, sì, è ovvio che il piano B c'è sempre, evidentemente Cinequartiere adesso è meglio e ci auguriamo, certo, non vi siano temporali, perché abbiamo fatto la prima edizione sul Corso San Gottardo davanti alla sede della Banca Stato di Chiasso, stasera lo facciamo in Piazza Bofalora, poi lo abbiamo fatto in Piazza Municipio, ci recheremo a Pedrinate, quindi è proprio portare il cinema in casa nei diversi, certo, quartieri di Chiasso. Sì. E poi ecco, adesso siamo quasi a metà agosto, ci riposiamo un po', no? Ci riposiamo un po', beh, Cinequartiere va avanti, ma vorrei anche sottolineare delle iniziative diciamo intraprese in collaborazione con i commercianti di Chiasso, quindi ricordo che abbiamo fatto questa azione messa a disposizione finanziariamente da parte del municipio di Chiasso, dove vi è la collaborazione dei commercianti e degli esercenti, quindi vi è una tessera speciale che a seconda della consumazione che un cliente fa o dell'acquisto che un cliente fa viene tra virgolette remunerata tramite dei timbri, certo, e questo insomma è qualcosa che il municipio finanziariamente ha messo a disposizione, quindi l'invito è sia a tutta la popolazione di Chiasso ma di Mendrisiotto di venire a fare la spesa ovvero a mangiare a Chiasso, l'altro è anche i commercianti che hanno ricevuto la tessera
di far presente a coloro che vanno a consumare o a prendere gli acquisti che c'è questa iniziativa, ripeto, finanziata dal Comune di Chiasso. Che è stata mandata a tutti i fuochi, a tutti i fuochi, ecco. Tutti i maggiorenni, esattamente, certo. A Chiasso, e che sarà valida sino alla fine di ottobre. Poi mi sono dimenticato anche di dire una cosa che ha avuto un discreto successo: tutti i sabati sera di luglio hanno visto il mercatino che ha avuto un discreto successo, che ha contribuito anche lì a far vedere un po' di più la piazza i sabati sera. Adesso agosto è sospeso, stiamo studiando magari di fare ancora una qualche edizione durante il mese di settembre. Quindi cominciamo a mettere giù i piani, sì, almeno provarci. Esattamente, ripeto, quest'anno abbiamo lavorato tutti, non è, non dico qualcosa di fantasioso, in condizioni estreme, particolari, cioè. Noi come municipio abbiamo fatto del nostro meglio, devo dire che a metà del guado siamo abbastanza soddisfatti della partecipazione, e quindi speriamo di andare avanti così. L'ultima cosa che mi viene in mente adesso, questo ecco un po' anche in collaborazione sempre con il municipio di Chiasso, quindi in particolar modo il Dicastero Economia della collega Roberta Pantani Tettamanti, questa iniziativa sotto il cappello di Frequenze Chiasso, certo. Fuori, dove diciamo che all'esterno dei punti commerciali di Chiasso, ecco, vi sono delle attività specifiche, dei punti di incontro proprio per far incontrare la gente, per far vivere Chiasso. Sì, poi c'è anche questo bla bla point, in diverse lingue, curiosissimo ma allo stesso tempo simpatico, sai esattamente come funziona? Esattamente, ma è semplicemente è un punto d'incontro, ci sono due sedie e la gente che ha voglia di venire a Chiasso a fare un po' di bla 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 la si accoglie con calore. Ma in diverse lingue, questo è il bello, esatto, di quella cosa lì. Cioè, noi comunque siamo una città di frontiera, esatto. Quindi siamo abbastanza aperti come mentalità. Perché abbiamo visto, addirittura ce n'era un bla bla point in russo, sì. Uno in inglese, esatto. Molto, molto bello. Bene, che dire, Chiasso, nonostante tutto quello che è successo, la sua parte l'ha fatta e la sta ancora facendo. Quindi ringraziamo Davide Lurati, capo di Castero Sport e Tempo Libero, per essere stato con noi a tracciare questo bilancio, okay, degli eventi. E ci vediamo presto, Davide, grazie mille. Sicuramente, grazie a te, per essere qui con noi. Per ciò che fai, per comunicare le varie attività di Chiasso con la tua Chiasso TV. Ci proviamo. Alla prossima. Grazie ancora e a presto.